cure palliative pediatriche per la terapia del dolore in bambini con patologie incurabili. In Italia i centri dove queste vengono somministrate ai piccoli pazienti sono solo 4: Roma, Milano, Messina, Arenzano. Manca una struttura sul versante adriatico, costringendo i genitori a sfibranti e dispendiose trasferte e fonte di costi esorbitanti per mobilità passiva. L'associazione Maruzza, per voce di Elmo Santini, spinge da tempo per la realizzazione di una struttura adeguata sul nostro territorio, facendo risparmiare alla Regione Marche la bellezza di 20 milioni di euro. Accantonata la possibilità di realizzarla a Fano nell'ex ospedaletto dei bambini, da qualche tempo è stata avanzata la concreta ipotesi dell'ex convitto Vittoria Colonna, in pieno centro, che con i suoi 13.000 metri quadrati di superficie e le buone condizioni dello stabile è un possibile sito dove realizzarla. Il progetto c'è, la legge c'è, la regione ha predisposto la sua realizzazione. Per gli adulti ci sono già 8 strutture che effettuano questa prestazione. Manca una struttura adeguata a livello pediatrico e l'ex convitto farebbe proprio la bisogna, vista anche l'esigenza di poter ospitare le famiglie per tutta la durata della terapia. Questa è Fano, città delle bambine e dei bambini, vorremmo che fosse anche la città dei bambini malati, perché nella regione ci sono circa 250 bambini che vanno a curarsi fuori regione, ma c'è un progetto anche per i malati di SLA. L'Ordine dei Medici vede di buon occhio la realizzazione di questo polo nella città di Fano, schierandosi apertamente con l'associazione Maruzza. Questo è un centro talmente importante, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista civico e sociale per la città di Fano, che più volte ha espresso anche in sedute ristrette che ci sono dei palazzi da ristrutturare che vanno in rovina.